Siamo avvisati tutti. Grazie Moreno, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno ai nostri grandi ospiti. Insomma, io penso che fa piacere essere qui in una mattinata di contenuti in cui per una volta abbiamo l'ambizione di entrare nel merito delle questioni. Ma prima di dire nei tempi necessariamente sintetici cos'è la nuova Pescara, perlomeno cos'è dal mio punto di vista, credo sia necessario anche partire dal cosa non è la nuova Pescara. Che negli ultimi tempi il dibattito pubblico è stato molto titillato da così rivendicazioni regionaliste che indubbiamente mi hanno fatto pensare a una stagione, quella degli anni 70, quella di L'Aquila Capoluogo, che a me è stata solo raccontata, una stagione naturalmente complessa, difficile, di pietre tirate per questo. Ma pensare che oggi questo argomento, che per quanto mi riguarda, uso un termine forte, è sepolto dalla storia, mi fa pensare a quella dicitura a proposito delle armi di distrazione di massa. Cioè noi parliamo di un argomento e invece rilanciamo per parlare di un altro, che poi è questa logica drammatica, io penso veramente drammatica, della coccarda, del campanile. Noi ce lo diciamo sempre, bisogna superare la logica del campanile, ma poi se uno vuole fare politica è così facile titillare in bassi istinti. È lo stesso concetto per cui vergogna, vergogna è sempre più efficace anziché cercare soluzioni realistiche ai grandi problemi che abbiamo. E se noi viviamo un tempo in cui la risorsa pubblica è insomma indubbiamente non al massimo delle sue capacità, beh, però noi dobbiamo pure contribuire, santa miseria, a cercare una crescita culturale di questa nostra comunità, non tornare a retrivi pensieri del passato. Perché poi quello di cui parliamo, in seconda parte dell'intervento, è un'operazione straordinaria di ingegneria istituzionale. Noi dobbiamo metterci dinanzi ad una sfida che è veramente grandiosa, perché non ci sono precedenti in termini per fusioni di comuni di queste dimensioni. Allora, cercando di, come dire, attirare le nostre attenzioni e le nostre migliori intelligenze sul merito, dico questo, e cioè la volontà popolare ha lanciato un messaggio molto chiaro, e questa volontà popolare va naturalmente rispettata attraverso un percorso che giunga ad un obiettivo che è quello di migliorare la situazione esistente. La sfida, naturalmente, è un lungo periodo, ma esiste anche un breve, un medio e lungo periodo, è quella dell'allineamento dei servizi che i tre comuni erogano e del fatto che questi servizi sono migliori di quelli erogati dai singoli comuni, per fare di questa nuova Pescara davvero un centro relazionale e non solo del Medio Adriatico, con rilievo non solo nel nostro paese ma nell'intera partita della macro regione Adriatico Ionico che, come noto, ci occupa tutti. Il progetto di legge sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale designa quella che io ho definito una tappa a marce forzate verso la nuova Pescara, e penso che siano necessari naturalmente una serie di approfondimenti che naturalmente vanno fatti prima della legge, perché la legge istitutiva di per sé non può disciplinare l'istituzione, è un tecnicismo, diciamo, giuridico, ma credo che troverei facile conforto nei, diciamo, degli studiosi di diritto qui presenti in aula. C'è poi una questione, cioè ci sono tante, diciamo, ci sono tante questioni che sorgono dalla lettura di questo testo di legge. In primo luogo il ruolo dei consigli comunali. Il ruolo dei consigli comunali che dalle previsioni delle leggi regionali sulle fusioni dei comuni sono chiamati a rendere una specie di consulto a proposito del progetto di legge. E poi c'è il fatto che nel disegno di legge medesimo viene immaginato una rigida calendarizzazione, che è quella per cui a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa si costituisce un organismo che è il Comitato per la Fusione, il quale in 60 giorni deve fare una cosa che si chiama progetto, un programma generale per la fusione, diciamo così, naturalmente con il corredo degli, diciamo, esperti, degli uomini e donne di buona volontà, per disciplinare chiaramente la creazione in forma graduale, no, di collaborazioni fra nell'erogazione di funzioni e servizi da parte degli enti. E poi il passaggio entro i successivi 30 giorni dei consigli comunali.
È un progetto molto ambizioso che penso naturalmente meriti un'immediata risposta in termini di impegno, perché penso appunto che noi dobbiamo, e credo che sia una nostra portata di mano, e questo è lo spunto che ci suggerisce il dibattito odierno, provare immediatamente a concretizzare alcuni temi che ci sono. Perché quando penso alla gestione associata dei servizi, penso, prima cosa che mi viene in mente, è la spazzatura, sulla monnezza, su questo servizio così importante per la vita delle persone, in cui noi abbiamo tutto l'interesse a fare questo, perché dobbiamo fare massa critica, abbiamo anche gli strumenti, abbiamo gli studi. Occorre naturalmente una volontà che penso questo percorso possa accelerare. Poi, quando parlo della complessità di questa operazione di ingegneria istituzionale, mi immagino che essa vada, abbia differenti scale. La prima cosa che mi è venuta in mente è che una via Roma c'è in tutti e tre i comuni, verosimilmente, quindi c'è un problema di toponomastica. Ed evidenzio come cambiare il nome di una strada non è una questione meramente burocratica, perché per esperienza diretta nel ruolo di sindaco è ovviamente sempre questione molto, come dire, dibattuta, perché attiene all'identità dei luoghi. Poi sullo sfondo naturalmente la questione più ampia dell'immaginare regole comuni nella gestione del governo del territorio. Noi siamo in Italia, 8.000 paesi, 8.000 piani regolatori, e poi ci sono anche le norme tecniche di attuazione. Sicuramente la legge cosa dice sul punto? Dice che fino a quando non c'è non c'è un nuovo piano, la traduco al banalismo, ma insomma, finché non c'è un piano regolatore in generale, vigono i tre esistenti. Allora dobbiamo anche qui immaginare un cronoprogramma che sia realistico e serrato. Noi siamo reduci, mi avvio velocemente alla conclusione dei famosi tempi europei, dall'approvazione di uno strumento che magari non addetti ai lavori se non suonerà l'ennesimo strano acronimo, le NTA, norme tecniche di attuazione, che sono, regole urbanistiche. E lì, il dibattito non è stato breve, perché ovviamente c'è un approfondimento sempre significativo. Da ultimo voglio evidenziare questo, che personalmente non ho capito, e magari lanciamo una prima tema. Previsioni della legge sono quelle per cui i tre comuni si estinguono all'1/1/2019. Naturalmente io non prendo neanche in considerazione l'idea per cui dobbiamo scadere 4 mesi, 5 mesi prima della scadenza naturale, perché questo non ci appartiene come forma mentis. Però io vorrei capire dalle previsioni della legge che ruolo hanno i sindaci nel momento in cui si estinguono, ma restano come advisor, si direbbe, cioè come consulenti sostanzialmente. Non capisco che tipo di atti amministrativi possano adottare fino all'insediamento dei relativi organi, più o meno questo dice la legge, dal momento che se io mi estingo non esisto più come persona, giuridica. E anche il ruolo dei consiglieri, mi faccio interprete naturalmente di colloqui plurimi avuti con i consiglieri comunali di Pescara, al netto di certe deviazioni rimasciste, a proposito del fatto che i consiglieri rimarrebbero negli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Cosa significa questo? Perché se un consigliere c'è, esiste, se decade un consiglio non c'è più. Ruoli esterni, francamente, non, cioè, qui per dirne una, noi siamo in un museo, un tempo nel CDA delle strutture museali ci finivano i consiglieri comunali, adesso non funziona più così. Quindi in questo senso, facendo l'interprete naturalmente del pensiero di molti consiglieri comunali, chiedo che sia fornito sostanzialmente qualche chiarimento. Da ultimo, ma non ultimo, io penso sempre che sia sempre, spesso, perlomeno, paura del cambiamento. Noi non abbiamo paura del cambiamento, perché pensiamo che possa essere una sfida straordinaria e vogliamo cogliere le opportunità che questa sfida ci offre, senza però distogliere appunto il campo e strizzare l'occhio, magari indossando una montatura ampia e grande di stile anni 70, al passato. Vi ringrazio.